L'ansia positiva c'è da parte di tutti, quello di partire bene. È chiaro che la prima è sempre come hai detto tu. Di là c'è un allenatore di categoria, esperto, ma al di là di questo io credo che, ecco, la condizione ancora non è ottimale, ma inizia un campionato per noi importante, soffrire meno dell'anno scorso, proporre. Abbiamo dei giovani importanti, manca un giocatore importante come Bedaoui, però sono convinto che chi giocherà farà bene lo stesso. La prima, sono curioso, sono ansioso, sono positivo, c'è tutto, ecco. Walter, nasce una nuova stagione, la seconda per quanto ti riguarda sulla panchina biancoverde, con premesse completamente diverse rispetto allo scorso anno, anche perché la partenza non ti ha visto protagonista lo scorso anno, insomma, quest'anno c'è una rosa in parte nuova e in qualche modo, insomma, che c'è il timbro, l'imprimatur di Walter Novellino, una squadra che si dice sia stata in qualche modo composta a sua immagine e somiglianza. Questo, se è da un lato un motivo di soddisfazione per quanto ti riguarda, è certamente anche un motivo di grande responsabilità. Insomma, scusanti, tra virgolette, non ne puoi avere più. No, io credo che nella vita le responsabilità in un lavoro bisogna averlo. Io non sono un tipo di trovare delle scusanti. Noi abbiamo costruito una squadra importante per soffrire meno, per avere qualcosa per vedere. Sono curioso anch'io, ma al di là di questo io sono certo che abbiamo operato bene. Io credo che è una responsabilità. Per me la mia vita è sempre basata, ogni giorno c'è una responsabilità diversa, no? Io non ho mai trovato niente di facile, ho sempre costruito, costruito, costruito. E sono convinto che abbiamo costruito un'ottima squadra, una squadra di bravi ragazzi innanzitutto, di giocatori che hanno voglia di far bene. La prima, io sono curioso, no? Come tutti voi del resto, io ho dato la mia impronta di lavoro, ogni giorno c'è qualcosa da scoprire e domani è una partita dove noi dobbiamo cercare una verifica un po' di tutto il nostro percorso che abbiamo fatto fino adesso, ecco. Io credo che la verifica sia già stata fatta, no? A Cascia, le amichevoli, però adesso è la Coppa Italia e adesso ci sono i punti in palio, i punti importanti per noi. Io credo che inizia il campionato e quando si inizia il campionato bisogna andare sul campo con la passione, con la voglia che ho io. Io sono convinto che i ragazzi questo ce l'hanno. Troveremo sicuramente delle difficoltà, come del resto l'inizio di un campionato ci sia, no? C'è l'emozione, c'è tanti fattori, ma siamo pronti. Sì. Esatto. No, io al di là, io sono curioso, no? Sono curioso e sono anche positivo perché io voglio far vedere la mia squadra alla mia città, alla mia gente e voglio che loro fanno una partita molto strong, forte, una gara tra l'altro per noi importantissima, come del resto si inizia a scalare la montagna. Entrambe le cose, ovvero il carattere di questa squadra e ovviamente l'aspetto tattico che
Sì, quello è indubbio. La Serie B la conoscete, d'altronde sapete come funziona. Abbiamo anche dei giocatori, oltre che l'aspetto tattico, oltre l'aspetto caratteriale, oltre l'aspetto di squadra cattiva, abbiamo dei giocatori che hanno qualità, sono arrivati, e questo è importante. Bisogna metterli nella maniera giusta, farli inserire nella maniera giusta. Io credo che abbiamo recuperato tantissimi giocatori importanti come Migliorini l'anno scorso, quest'anno lo vediamo un altro Migliorini, insomma, ci sono dei presupposti per far bene, è chiaro. È normale che la curiosità è vostra, ma è molto più la mia, perché è un mio lavoro e il mio lavoro deve funzionare per bene. E sono convinto che le cose attraverso il gioco noi dobbiamo ottenere i risultati, come stiamo facendo, perché io sono convinto che la squadra ci sono 22 giocatori che possono darci delle belle soddisfazioni. È un cantiere in costruzione, no? Come giustamente hai detto tu. Rosino l'ho visto meglio, non si sta in Serie, ma d'altronde è normale, ci vuole così tempo, no? Io ho visto bene tutti, tutti hanno voglia di far bene, col massimo rispetto del Brescia, che è una squadra giovane, tra l'altro, una squadra che è in fase di costruzione, però io sono convinto che noi dobbiamo guardare. Io sono sempre abituato a guardare in casa nostra. Dobbiamo noi essere consapevoli che l'anno scorso dobbiamo portare dietro l'esperienza dell'anno scorso e farla positiva, no? Perché l'anno scorso hanno fatto un gran finale, però all'inizio hanno faticato un attimino, diciamo, e questo io non lo voglio, voglio partire nella maniera giusta. Moretti sta benino, può essere dalla gara, vediamo domani mattina, vediamo lo stesso Morosini domani mattina. Oggi onestamente non ho fatto grandi cose perché hanno sistemato il campo, insomma, così, 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 so, dicono gli inglesi. Allora, per quanto riguarda Falasco, mi dispiace che lui non sia entrato in questo, perché io sono arrivato a un punto dalla Champions con Tonetto e Pisano, in quel tipo di coppie. Ma poi ho saputo che c'aveva dei problemi alla gamba, allora lo doveva dire, allora non l'ha detto. L'altra domanda, scusa. Se può essere un asset alternativa, poi Zerini e Radu come si può partire un po' Ma voi previsto. sapete che il Radu parte per l'Under 21, insomma, io devo dare un attimino continuità, adesso vediamo un attimino, però io già non c'ho settimana prossima Radu e la scelta penso che vada un po' di là, ecco, dico la verità, vi anticipo questa. Per quanto riguarda Lasic è bene in quel ruolo. Lo fa bene anche D'Angelo in quel ruolo, però domani ho bisogno anche di gente che mi spinge un po', vediamo un po' domani mattina. Dell'estate. Anzi, grazie della domanda, dovrei ringraziare veramente il Sassuolo, no? Posso dirlo questo, in modo particolare Carnevale e lo stesso Angelozzi, che sono stati di parola, insomma, anche se è stata. Ma d'altronde,
quando un allenatore vede, guardiamo Mengano, sembrava che da un momento all'altro dovesse arrivare, un allenatore quando vede uno bravo cerca di tenerselo, no? Poi alla fine si convince che è un 98 e deve fare un po' esperienza, ecco, esatto, devo fare un po' di esperienza. Ma al di là di questo lui deve conquistarsi il posto, perché ultimamente i quattro stanno facendo molto bene dietro. Beh, è un avellino, sì, super giù, la società ha operato bene. Delle volte io credo che uno punta su uno, ma è impossibile prenderlo, perché d'altronde fanno delle scelte diverse. Però questo è l'avellino che a me piace. Cosa ti aspettato in più? No. In questo momento è inutile parlare, perché la società, credimi, io sono contento di questi e sono convinto che lavorando come stiamo lavorando noi possiamo ottenere il massimo. È chiaro che se arriva Neymar è un'altra cosa. Dai. Io credo che tutto ha tempo al tempo. La società, io mi fido molto e loro sanno muoversi. Devo dire, Enzo è lo stesso, Maximiliano è lo stesso, sanno muoversi, sanno che alla fine io sono convinto che qualcosa arriva. Ci cagano neanche. No, ma non ci azzeccano mai, non ci azzeccano mai. Meno male. Però il campionato delle fine di tutti gli anni in particolare è un stato che le sorprese alla fine emergono. La Vecchino dove dà la fondo? Ma noi io credo che in tutti gli anni, no? Io sono contento che non ci caga nessuno, scusate la parola. Sono contento. Ma loro non sanno che noi siamo anche dei lupi, no? I lupi sanno quando mangiare e quando non mangiare, perché al di là di questo, di questa battuta che è un po' fuori luogo, io l'avellino è una macchina molto importante, deve essere saputa guidare, e ci sono io sopra. Noi abbiamo provato già col Verona i due attaccanti puri al primo e secondo tempo e siamo andati benissimo, perché Castaldo sa abbassarsi su quello che lui sa. Morosini lo sta imparando, si può fare tutto, perché l'importante è che la linea dietro sia bella compatta, unita. Ripeto, sono contento, adesso tornando sono anche un po' incavolato, no? Che non ci dia, ci danno per... come ci danno a noi? Scusa. Benissimo. Cascetta? Ah, proprio su tre. E va bene. E noi... e chiacchiere stanno a zero il campo poi... Tu sorriso era diceva bello lunga, e ritornando a quella dichiarazione
È una Red Bull. Perché la Red Bull ha un pilota che a me piace tantissimo. No, no, no. No, no, perché la Red Bull ogni tanto un campionato lo vince. L'outsider praticamente, la Red Bull che ti piace? Verstappen.